Mi rendo conto che è una situazione molto difficile, soprattutto per Andrea. È pericolosa per Giunta. Perché è pericolosa? Beh, perché Andrea non riesce a capire cosa stia succedendo tra voi e Anna, e questo lo rende sospettoso. Ah, sì? Pensa che non nutriate molta simpatia per lei, ma se incomincia a collegare le cose come ho fatto io, può arrivare a scoprire la verità. Non abbiate paura, signora Sofia. Potete avere la massima fiducia in me. Non capisco a cosa vi riferite. Non sono accecato dall'amore come Andrea. Voglio dire, dall'amore per Anna. Perché io sto cominciando a provare un sentimento davvero molto profondo verso un'altra persona. Di conseguenza ho potuto rendermi conto di determinate cose. Ma la cosa più importante è che Andrea non lo sappia. Non sappia cosa? L'atto spregevole che ha compiuto Juan. Perché abusare dell'innocenza di una fanciulla come Anna è una cosa assolutamente imperdonabile. Bene, adesso dobbiamo andare via. Grazie per l'ospitalità. È stato un piacere. Le mie congratulazioni, Beatrice. La tua casa è molto accogliente. Ti ringrazio. Arrivederci, sorellina. Ci vedremo presto. Sì. Quanto a te, mi auguro che uno di questi giorni ci porterai a fare un giro con la tua barca. Quando volete. Arrivederci. A presto. Non vedevo l'ora che se ne andassero. Anch'io. E perché hai tanta paura? Cosa può fare? Niente, no? Tu non la conosci, Juan. È cattiva, intrigante. Ha cercato in tutti i modi di convincermi a non sposarti. Mi ha detto persino che... Il fatto del bambino? O qualcos'altro? Su, dimmelo. Mi ha detto che... fare l'amore era una cosa orribile. Non ridere. Tu non sai come mi sono sentita e quanta paura avevo. È stato orribile. Non scherzare. Ho tanta paura di lei. Anna è capace di fare qualsiasi cosa. Sì, può anche darsi. Ma a me lei non interessa. Comunque sia... Vuoi che parli con lei? No. Lo farò io. E cosa mi dici di Andrea? In che senso? Abbiamo parlato a lungo di tua sorella. Ora è giusto che parliamo anche di lui. Vuoi che sia sincera? Sì. Mi fa pena. Ti dispiace? Non lo so. L'ho odiato per così tanti anni. Perché? Il signor Nicola diceva che ero complessato, invidioso. Sicuramente aveva ragione. Poi, quando Anna si è sposata con Andrea, l'avrei ucciso molto volentieri. Ma adesso che ho te, posso permettermi di essere generoso e altruista. Mi rendi tanto felice. Sei tu che mi hai reso felice. Ti amo. Io ti amo. Finalmente sei arrivato. Beh, vedete, quando sono uscito dal lavoro sono passato da mia cognata. E ho ricevuto il messaggio solo quando sono arrivato a casa mia. Questo signore è un amico, il signor Roberto Castaldo. Gioacchino Martini, per servirvi, signore. Il capitano Leopardi mi ha detto che hai conosciuto Angelica. Sì, a casa del signor Juan. Fa la serva? No, fa quello che vuole. E che cosa hai scoperto, Gioacchino? Niente. Sicuro? Per quanto riguarda il contrabbando, ancora niente. E di che cosa stavi parlando questa mattina con il signor Alberto? Questa mattina? Non mentire, vi ho visti. Conviene parlare, se non vuoi che il capitano se la prenda con tuo fratello. Non è niente di quello che pensate. Il fatto è che il signor Alberto mi ha chiesto di stare ben attento a determinate cose. Quali cose? Pettegolezzi. E vedi, anch'io vado matto per i pettegolezzi. Cosa hai scoperto? Niente.
Volete un parere, capitano? Per me questo ragazzo è uno sporco bugiardo e anche un traditore. No, padrone. Di quello che sai, io ti rinchiudo insieme a tuo fratello. Sembra che la moglie del signor Andrea Leardi abbia avuto una storia con Juan del Diablo. Non vedo perché vi rallegriate così tanto, Roberto. Cosa importa a noi delle tresche di quella gente? La cosa invece mi diverte. Tanto altolocato, tanto presuntuoso, e poi salta fuori che la mogliettina gli ha messo le corna. Ma tu di un po', come l'hai saputo? Quella ragazza, Angelica, è una chiacchierona. Forse noi ci stiamo preoccupando eccessivamente. Se Juan non ha più alcun interesse per Anna, e come credo è davvero innamorato di Beatrice, per quanto Anna gli giri intorno facendogli mille moine, lui la ignorerà. Ah, signor Nicola, sapete bene che gli uomini non si pongono tanti problemi. Non abbiate una così cattiva opinione di noi. Quando un uomo è veramente innamorato di una donna, non pensa alle altre. E io credo che questo sia proprio il caso di Juan. Ma che cosa fai? Su, perché non vieni a letto? C'è qualcosa che non va, Beatrice? Ad essere sincera, avrei un problema. Di che si tratta? Di Angelica. Che è successo con lei? Mi dispiace doverlo dire, però non si comporta bene con me. Perché? È piuttosto insolente, soprattutto quando sono presenti altre persone. Ad esempio? Oggi, quando siamo tornati con Andrea e mia sorella, sono andata in cucina a chiedere la cioccolata e c'era un ragazzo che io non conoscevo. Chi? Serafino. Lo conosco molto bene. Ah, sì? Questo non lo sapevo, perché Angelica mi ha detto solamente che era un suo amico. E quando le ho spiegato che prima di invitare degli sconosciuti in casa doveva chiedere il permesso, mi ha risposto che lei non era tenuta a chiedere il permesso a nessuno. Allora il ragazzo si è presentato e mi ha detto chi era. Mi sono sentita a disagio, perché credo che lei abbia voluto farsi bella davanti a Serafino e a Mercedes, dimostrando loro che neanche mi considera. E oltre a questa, tante altre piccole cose. Perché me lo dici soltanto ora? Pensavo di poter controllare la situazione. Domani parlerò con lei. Però non essere troppo severo. Io credo che sia gelosa. Angelica può essere gelosa quanto vuole, ma non posso permettere che ti manchi di rispetto. Sì, certo, però cerca di farglielo capire con le buone. So io come devo trattare quella donna. Non voglio che tu abbia segreti per me. Qualsiasi cosa succeda, voglio saperlo immediatamente. Subito. Tu mi appartieni ormai. Se qualcuno ti offende, offende anche me. Capisci? Davvero non senti più nulla per Anna? Come potrei sentire qualcosa per lei se amo te? Che ti succede? Niente. Ormai è da molto tempo che viviamo insieme. Non ti illudere che non me ne sia accorta. Accorta di che cosa? Sei incinta, vero? Tu sei matta. No, non sono matta. Non è la prima volta che hai la nausea e i vomiti. E mi sono anche accorta che almeno da 2 mesi non hai più avuto il ciclo. Chi è stato? Non dirmi che è stato il signor Roberto. Ti ammazzo se lo racconti a qualcuno. Mi hanno detto che Angelica è uscita. Fa spesso? A dire la verità non lo so. In genere, quando io entro in cucina, lei se ne va. Sai, pensavo a una cosa. Siccome hai un carattere severo e impulsivo e vai subito in collera, forse potrei fare io un ultimo tentativo con lei. Non credo che otterrai qualcosa. Per favore.
È vero, io ho un carattere tutt'altro che facile. Però tu fai di me quello che vuoi. Non è vero. Sì. Ho ragione o no quando dico che mi hai stregato?